Buonasera dal vostro Walter Zanardi. Come vedete, sono qui stasera per parlarvi di come si fa ad avere successo su YouTube. Intanto non è necessario quello che si dice. Quello che si dice è un puro accidente. Diciamo che peggio parliamo, meglio funziona. Quello che invece è importante, e come vedete io cerco di aggiornarmi, è il contesto, è il look, poi vedete come è cambiato il mio look naturalmente, e poi come presentiamo la nostra stanza, i nostri oggetti, le nostre cose. Vedete che c'è anche una candela accesa, la luce, la definizione dello schermo, naturalmente tutte cose fondamentali alle quali un po' alla volta siamo arrivati. E come anch'io sono arrivato a questo? Diciamo che ci sono arrivato perché quello che era il mio punto di riferimento, il mio guru, quello che si contrapponeva a qualsiasi massificazione, a qualsiasi omologazione, diciamo così, convincendo la gente a ragionare con la propria testa e sottolineo la parola testa, cos'è un sostantivo, un aggettivo, un avverbio, insomma, sottolineo l'avverbio testa, anche lui è arrivato a questo. Questo non è che il punto di arrivo, non si può evitare di arrivare a questo. La forma. Allora, diciamo che la forma prevale sul contenuto e tutte le nostre star del tubo lo stanno a dimostrare. La diva del tubo lo dimostra, le nostre baby Barbie lo dimostrano, tutti dimostrano che è necessario comparire in alta definizione e soprattutto abbigliati in maniera adatta allo strumento. E così anch'io stasera mi presento a voi in questo modo, per dirvi cosa? Ma non è importante quello che io vi dico, anzi, diciamo che meno parlo, forse meglio è. Volevo mostrarmi, guardatemi, in tutta la mia bellezza. Ecco, sono a voi. Contemplatemi. Fa anche un po' caldo con questa luce, ma io resisto. Avete visto la mia maglietta? E la mia fascetta per i capelli, l'avete vista? I particolari, signori, i particolari sono importanti. Le mani, gli occhi. Sorriso. Lo sguardo. L'occhio da pesce lesso. L'intelligenza. Bisogna soprattutto piacersi e non avere paura del kitsch. Noi siamo fatti di kitsch, guardate. Non abbiate paura del kitsch, avrete il successo assicurato.